È ufficiale, questo rewatch di Twilight mi ha fatto veramente male. Allora, ultimamente, per via di un progetto di cui vi parlerò appena potrò farlo, è per colpa del mio inguaribile animo nostalgico dato dalla mia luna in pesci che mi fa vivere in una costante insoddisfazione del presente, mi sono ritrovata a riflettere molto sulle generazioni. Ci sono i boomer, la generazione X, i millennial, la generazione Z, e quindi sono partita dalla base. Io Di che generazione sono? sono nata nel 1995, però alla fine del 1995, precisamente il 26 dicembre. E i miei problemi sono iniziati in prima elementare, quando tutti i miei compagni avevano già compiuto 6 anni da svariati mesi e io ne avevo ancora 5. Quindi capite che già faccio fatica ad inserirmi in un anno di nascita. Pensate alle generazioni. Infatti tutta la questione generazionale è molto complessa e nella mia sessione di ricerca, che consiste principalmente nel guardare video su YouTube sull'argomento fino all'alba, mi sono imbattuta in due video in particolare, in cui si parlava di generazioni e come vengono suddivise, e di cose che hanno segnato queste generazioni. E da questi video ho scoperto che alcuni mi identificano come millennial e altri come generazione Z. E devo dire che personalmente mi trovo un po' a metà, nel senso che mi ritrovo con alcune cose dei millennial e con alcune cose della generazione Z e con altre no. Insomma, ma ho scoperto anche che non sono l'unica a sentirmi così, ma anzi, ci sono un sacco di persone come me che sono nate negli anni di mezzo fondamentalmente, che si ritrovano un po' al centro di due generazioni e che non sanno bene da che parte stare. E abbiamo anche un nome, a quanto pare siamo la cuspide o The Gap. Quindi ecco, se siete nati a cavallo tra il 1995 e il 2000 e vi sentite confusi sulla vita, il mondo, l'universo e tutto quanto, tranquilli, non è colpa vostra. È che siamo nati nel periodo di mezzo, pieno di incertezze. Uno dei due video che vi citavo prima era un video che faceva riferimento in particolare a YouTube e a tutti quei video che hanno accompagnato la generazione di mezzo, The Gap, come la chiama la ragazza del video. Essendo lei una ragazza americana, citava tanti video che io non avevo mai visto e che non hanno fatto parte della mia cultura pop, chiamiamola così. Tranne uno, il video parodia di Sale degli Whole Nation. Ho avuto un'epifania guardando quel video, perché da lì è scaturita tutta un loop mentale in cui ho ripercorso i miei anni su YouTube e tutte le cose che ho visto e che hanno contribuito in un certo senso a formare la mia generazione, la nostra generazione, la generazione di mezzo. E quindi oggi vi volevo parlare proprio di questo, di tutti i video che in un certo senso ci hanno cresciuti. Ho diviso questi video per categorie e vorrei partire con i video musicali perché ai tempi io ricordo che i video musicali su YouTube erano una cosa. I primi anni in cui io usavo YouTube, quindi 2006-2007, lo usavo principalmente per ascoltare musica. E c'era un trend in quel periodo che erano i video musicali rifatti con The Sims 2. E ci sono due video in particolare che io guardavo tantissimo. Uno di questi era Barbie Girl degli Aqua, fatto con The Sims 2. Oh mio Dio, questi font! In a Barbie World! Questa casa era bellissima! Io ricordo che invidiavo un sacco tutte queste cose. Ma che bello! C'era anche lo scivolo! Il trampolino, le macchine. Wow! Wow! E ovviamente c'era anche il video di Girlfriend di Avril Lavigne fatto con The Sims 2. Oddio, anche qua i font. Non ce la posso fare. Comunque è fatto benissimo, cioè se ci pensate, sono fatti benissimo. Cosa sono queste robe sui cavalli? C'era anche il balletto in bagno? Dimmi di sì. Oh mio Dio, il balletto in bagno. Adoro. Questi due video sono del 2007. Il 2007? Che anno era il 2007? Non esisteva nemmeno Twilight nel 2007, incredibile. Incredibile. Poi nella sezione di video musicali avrei voluto inserire Gangnam Style di PSY e Baby di Justin Bieber, perché ad un certo punto erano stati veramente la cosa top. Infatti ancora oggi sono tra i video più visti su YouTube. Io tra l'altro avevo anche partecipato ad un flash mob a tema Gangnam Style. Ok. Ma ho
voluto inserire invece altri due video che secondo me sono molto più rilevanti per quanto riguarda la nostra generazione cresciuta con lo stile emo. Lo stile emo ci ha segnati in qualche modo, e infatti mi sono ricordata di My Immortal degli Evanescence e di quante volte io abbia visto questo video su YouTube. Il bianco e nero, oh mio Dio, la tristezza. Oh! Wow. Era il 2009, io ero in terza media, quindi avevo 13 anni, 13-14 anni, e ascoltavo questa canzone con tutto il sentimento del mondo, come se veramente parlasse alla mia anima. E poi ovviamente c'era anche Bring Me to Life degli Evanescence, e anche questa era una di quelle canzoni che ascoltavi con un pathos. Questo tra l'altro si vede malissimo, mi fa molto ridere questa cosa perché ai tempi sembrava tutto super HD. Anche solo queste prime note mi fanno veramente... Wow. Cosa sono questi effetti? Sto malissimo. Cioè, se questa canzone non grida emo, non so cosa possa farlo. E poi ho voluto inserire anche una piccola parentesi Paramore, perché secondo me i Paramore hanno veramente cambiato la nostra generazione. Quando uscì Decode o Misery Business, non lo so, eravamo tutti presissimi. Hayley dei Paramore era la nostra madrina, beniamina di tutti noi. I capelli e anche il setting con le scritte Riot. Wow. Quanto volevamo essere tutte Hayley, quanto volevamo tutte avere i capelli così. Ma a parte i video musicali, che secondo me richiederebbero un video a parte perché sono veramente troppi da ricordare, vorrei passare ai meme. I meme, che dividerò in due parti. La prima parte è dedicata ai video, che è quei video stupidissimi senza senso che guardavamo in continuazione e che diventavano tipo dei modi di dire tra amici. Tra l'altro erano quei video che piacevano soprattutto ai ragazzini più piccoli, e magari quelli più grandi, tipo già agli ultimi anni del liceo o all'università, tipo guardavano con Infatti secondo me molti millennials o non si ricorderanno per niente di questi video, oppure se li ricorderanno come dei video odiosi. Ehi Mela! Perché poi avevano i denti gialli? Mela! Cosa? Che vuoi adesso? Non lo trovi divertente che ti chiamo sempre Mela? Ma tra l'altro non è neanche in sync! È stato divertente fino quando alla è uscito questo volta video? Che l'hai fatto. 2009, anche questo nel 2009. Il 2009 è stato un anno particolare. Però io mi ricordo di Mela. Mi ricordo che lo dicevamo, io e le mie amiche lo dicevamo sempre. Ed effettivamente diventava una cosa fastidiosissima. Però eravamo piccole, quindi non ci rendevamo conto di quanto fosse fastidioso. Ora, tutti noi almeno una volta ad una domanda abbiamo risposto mi piacciono i treni, ed è grazie a Smoothie se lo facciamo forse ancora oggi. Bambini, vi ho preparato i biscotti. Biscotti. A me piacciono i treni. Ok, questo è quanto da ridere oggi. Vi ho preparato i biscotti. Mi piacciono i treni. Qualità. Questo era un altro di quei video che secondo me la gente odiava, ma tutti ne parlavamo, e ricordo che anche con le mie compagne di classe cantavamo sempre questa canzone. Oh mio Dio. Anche questa del 2009, ma wow. Oddio. Perché? Perché? Ma poi era così carino questo cane. Io non ci credo che guardavamo questi video. Il cane pufoente. Non so perché, ma era qualcosa che... No? Questa era una cosa con cui mi ricordo ero fissata forse alle medie. E ricordo tra l'altro che una mia amica faceva vedere questi video a suo fratello mio piccolo per fargli paura.
Signore e signori, gli Happy Tree Friends. La sigla. Sembravano così innocenti e carini. Mamma mia. Petunia. Io avevo anche la maglietta degli Happy Tree Friends. Oh, è finita la limonata. Sì, fai attenzione al dito. È proprio quello di cui ci dobbiamo preoccupare. Oh mio Dio, raga. Oh. Era terrificante. Non ho parole. Oh, che schifo. Terribile. Anche, ci mettono anche del tempo, capito? A farti vedere questa cosa oscena. Oh. Lo so che è un cartone animato, però... Che schifo. Sento già la demonetizzazione per colpa di questo video. Però non so perché ci piacessero così tanto gli Happy Tree Friends. Non lo so. Eravamo sadici. Ma passiamo ai video... Non so come chiamarli. Video virali di personaggi strambi. Perché ad un certo punto nella scena italiana sono arrivati Gemma del Sud, Tacchi Alti, Susi la ragazza truzza e tante altre persone. Gemma del Sud che cantava Poker Face. Oh mio Dio. Comunque Gemma del Sud ci ha trollati tutti, genio. Il mio talento musicale è paragonabile a quello di Gemma del Sud, comunque. Tacchi alti! Belen Rodriguez! Sono Belen! Oh no! Cominciata così. Oh mio Dio, questo video, wow. Tra l'altro c'erano anche tanti altri video tipo Osvaldo Paniccia, una cosa del genere con Andrea Di Pre, tutti i video di Andrea Di Pre, oppure Enrico Pasquale Pratico, si chiamava così, che erano tutti questi video di persone, non lo so, che mettevano questi video online e poi diventavano virali perché facevano ridere. Il problema di questi video secondo me è che purtroppo poi la gente un po' esagerava con queste persone, soprattutto quando in alcuni casi era palesemente che stessero trollando, mentre in altri casi erano magari persone con dei problemi e la gente li perculava, ed è vero, sono dei video divertenti, però... Diciamo che secondo me l'abbiamo gestita tutti un po' male. Ma restano comunque un caposaldo della nostra crescita su internet. E poi ovviamente concluderei con gli youtuber. Perché sì, già nel 2006, però direi più nel 2009 sono iniziati ad uscire tutti gli youtuber. E a fare delle cose che io ancora oggi mi porto dentro. E ai tempi lo youtuber più seguito in assoluto, più amato in assoluto, era Will. Bush. E non esisteva ragazzino che fosse tra le medie e il liceo che nel 2009 non avesse visto I Am di Will Bush. Un cult. In Italia esiste ancora un 10% di persone sfigate che sostengono avere delle quando opinioni andavano proprie. Di moda oggi le però parrucche. Le risposte sono attivi corsi quali ai truzzo, ai nerd e ai bitch. Che potete trovare in qualsiasi meglio. La cintura fa più detto, le cinture con le borchie e i pantaloni neri, anche se te fanno sudare le chiappe, te li tieni in testa. Pantaloni neri e Vans, che io uso ancora, tra l'altro, quelle con gli scacchi. Io pianto quando ho visto Moulin Rouge, sinceramente, mi ha fatto piangere come film. Una graffetta. Come Bambi, che mi ha fatto piangere, Doraemon, che mi ha fatto piangere, anche la pubblicità di Pito Pilumpa, quella del formaggino, cioè, trovo che... I Am di Will Bush era un cult, era veramente un cult. Ma poi... Insieme alla collaborazione di altri youtuber che ai tempi erano sulla cresta dell'onda, come Claudio Di Biagio, che faceva anche lui video parodia, e insieme anche a Cane Secco, tutti unirono le forze per creare le parodie di Twilight. Le parodie di Twilight sono la base, la base della generazione di mezzo. Non c'è persona che non le abbia viste, che non abbia riso per le parodie di Twilight.
Ciao papà. Ma non è che sei la tua ragazza. Non farmi cadere. Bella. Claudio che faceva Edward con lo scotch sul naso. Oh mio Dio. Io non ce la posso fare. Edoardo. Bella. Vuoi tu prendere? Edoardo. Qui presente Isabella. Oh mio Dio. Vi prego, dov'è la scena del bambino? Dov'è Bella? Sento il bambino. Eccolo! Stasera sono questa scena. E come faccio? Bella. Sento il bambino. Mi fanno ancora ridere. Ti vuole bene. Ti vuole bene. Bella, il bambino. Stare tra le braccia della sua bella mamma. Bella mamma. Oh mio bella, Dio. Bella, senti il bambino. Il bambino, la bella mamma. Bella. Bella. Bella, lo senti il bambino. Oh mio Dio. Ancora oggi secondo me questi video sono geniali. Soprattutto perché sono identici ai film originali. La cosa più assurda è che ai tempi mi sembrava tutto così high quality, cioè i video di tutti questi youtuber mi sembravano tipo il top della qualità, visti oggi ovviamente tipo no, perché la qualità è aumentata tantissimo su YouTube, non solo a livello tipo di montaggio eccetera eccetera, ma anche proprio di camere, ed è stranissimo. Poi ai tempi c'era anche Clio Makeup, secondo me tutti una volta nella vita hanno visto il tutorial di Clio su come fare gli smokey eyes. Questo addirittura è un video del 2008. Uno smokey eye. Ciao. Allora, non si vede nulla, cioè è tutto pixel. Smokey. Siete del pasticcione, oh, che magari sono fatte casino. Me lo ricordo questo. Consiglio di truccarti prima gli occhi e poi passate al fondotinta e al correttore. Dovete applicarlo a ciprio. Ma che carina era, tra l'altro, Clio! Non è che volete che la cipria era così piccola, voi, madonna! I feels, i feels. Vostro... Poi non so se vi ricordate anche di Freaks, che era l'altra grande collaborazione degli youtuber che contavano ai tempi. Ricordo che Freaks spaccò l'internet. Tutti erano pazzi di Freaks. C'erano quelli che erano super fan e dicevano, oh mio Dio, capolavoro! E poi invece quelli che dicevano, no, è una cagata. Però spaccò l'internet, nel senso che era un fenomeno Freaks. Lo guardavano tutti, tutti sapevano che cos'era Freaks e... tutti erano super presi da questa cosa. Io ammetto di non aver mai capito la trama di Freaks, ma perché probabilmente lo guardavo quando ero ragazzina, quindi non capivo bene. Però voglio vedere il trailer. Vediamoci il trailer. Oddio! Tutto giallo! Ok, fermi tutti. Che succede? Oh mio Dio! Questa canzone! Blackout. Mi ricordo che era una roba tipo che loro avevano i poteri ad un certo punto, cioè che non si ricordavano niente e che avevano i poteri. Non lo so. Bello. Bella. E niente, quindi questa è stata un po' una carrellata nei ricordi, nei meandri di YouTube, per ricordare quei video che ci hanno cresciuti, che ci hanno segnato in quanto generazione di mezzo. Fatemi sapere se vi ricordate tutte queste cose, perché io ricordo veramente che io e i miei amici eravamo ossessionati da tutta questa roba, cioè erano cose di cui parlavamo quotidianamente, battute che venivano fatte in questi video, oppure cose che succedevano in questi video, per noi diventavano una sorta di modo di dire, cioè diventavano i nostri inside joke, e hanno un sacco contribuito a, non lo so, alla nostra cultura pop, tra virgolette. E soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cosa delle generazioni. Non che sia particolarmente importante far parte di una generazione, però, sai, sono quelle cose in cui, non lo so, dici, ah, i boomer fanno queste robe qua, i millennial fanno queste robe qua, e poi ci siamo noi, che siamo qui che diciamo, oddio, non lo so, non ne ho idea. E niente, spero sia stato divertente per voi quanto per me fare questa passeggiata nel viale dei ricordi. E nulla, come al solito io vi ricordo che qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social, la collaborazione con Pumpling, insomma tutte le varie cose del caso. E se vi va di iscrivervi al canale mi farebbe super piacere, grazie mille. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Edoardo, non mi dici ragazzate!